Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Un anno fa, stavamo ancora in giro tranquille, era appena apparso qualche caso di Covid, però noi abbiamo fatto una gita vicino a Gaeta, Sperlonga da quelle parti, purtroppo dopo è scoppiato il caos con questo maledetto virus. Pensate, è passato quasi un anno. Siamo costretti a tenere queste mascherine, ormai ci siamo abituati, guardate, sono anche carine. Abbiamo risparmiato un po' di rossetto noi donne, speriamo di uscirne fuori presto. E dicevo, in questa gita ho assaggiato la Tiella col polpo, era buonissima. Adesso voglio provare a farla, ci provo, è la prima volta che la faccio, quindi provo a farla insieme a voi. Seguitemi. Allora, per fare questa teglia ci prepariamo l'impasto, che in effetti è un impasto per la pizza, diciamo. Io l'ho fatto girare un pochino in planetaria, ma tranquillamente a mano lo potete fare, tranquillamente. L'ho lasciato un po' grezzo, come vedete. Ci faccio un giro di pieghe e poi lo copro e lo lascio riposare un'ora. Dopo passato il tempo, dopo un'ora vado a fare un altro giro di pieghe, ecco qua, un altro giretto, e dopodiché lo copro, lo lascio un pochino a temperatura ambiente, poi lo metto in frigo fino al giorno dopo. Ok. Fatto questo passaggio, mi preparo il polpo. Allora, io ho preso un polpo congelato, però naturalmente l'ideale sarebbe avere un polpo fresco. Lessarlo, pulirlo, lessarlo, presso a poco di 1 chilo deve essere quando è pulito. Eccolo qua. Io l'ho lessato per 40 minuti, ho fatto una prima bollitura, buttato l'acqua e poi ho fatto bollire 40 minuti. E poi l'ho tagliato a pezzettini piccolissimi, avete visto. Qui sto preparando i pomodorini, presso a poco sono una decina di pomodorini, li ho fatti a pezzetti, li metto nell'olio con l'aglio che poi ho tolto, ci butto dentro le olive e lascio cuocere un pochino. Dopodiché ci metto dentro anche il polpo a pezzettini e spengo subito però il fornello, giro appena un pochino per far amalgamare bene tutti i sapori e poi tutto il preparato lo copro e lo metto in frigo a riposare. Si può preparare anche il giorno prima. Questo è l'impasto, allora il giorno dopo l'ho tirato fuori dal frigo. L'ho tenuto a temperatura ambiente e diciamo verso le 14, se voglio fare la tiella nel pomeriggio tardi, verso le 6, le 7, lo preparo, quindi lo vado a stagliare, lo tiro giù, eccolo qua, ho spolverato un pochino di farina. Anche perché la tiella può essere anche preparata prima, perché anzi più riposa e più è buona, magari gli diamo una scaldata e quindi la possiamo fare anche nel pomeriggio. Allora lo piego soltanto così, guardate com'è bello questo impasto, qui ci verrebbe bene anche una bella pizza, due pizze. Ci sono le bolle, vedete, sono formate le bolle di gas all'interno. Ok, lo divido in due. Resta poco uguale, oddio, dovrebbe venire uno un pochino più grande e l'altro un po' più piccolo, però non importa perché credo che ci siamo. Un pezzo sta intorno ai 300-350 grammi, resta poco, 330, 340. Adesso ne ho pesato soltanto uno. Ah, che belle bolle, peccato, mi tocca. Ah, scusatemi, un peccato romperle.
a metterle dentro così piano piano. Sai che pizza che ci veniva qui? Bellissima. Bene. Allora, adesso le metto dentro un telo, in una cassettina, ho infarinato il telo, le copro e le lascio fino alla sera, diciamo, fino a che non decido di preparare la tiella. A dopo. Allora, volevo dirvi che di solito le ricette che vedo prevedono la farina zero. Vedete, qui sono i panetti lievitati. Io però ho usato metà zero e metà farina per pizza del molino cipolla, oppure potete usare altre cose, diciamo, però è quella specifica per pizza. Quindi ho fatto metà e metà, anche perché l'ho tenuta almeno un giorno e poi il secondo, quindi sono almeno 48 ore di lievitazione. Ok, adesso mi allargo la prima base, praticamente devo allargare, posso fare anche con il mattarello, piano piano, perché devo fare la base per il contenitore. Oh, se volete ne potete fare due contenitori piccolini, se pensate che vi fanno più comodo, ne prendete due piccolini, quindi fate quattro panetti. Allargo così senza spingere tanto perché comunque deve essere almeno di un centimetro e mezzo, quindi non sottilissima, altrimenti si può rompere poi. Ecco qua, questo è il mio contenitore, è quello che ci faccio la pastiera. Spennello un po' di olio. Ok. Il forno deve stare a 200 gradi, quindi regolatevi, perché come mettete poi il ripieno dovete infornare, se no si bagna troppo la base. Allora, ecco qua. Io è la prima volta che la faccio, quindi gli amici di Gaeta, di Sperlonga, se mi debbono riprendere, accetto anche consigli, da loro, però ho visto una serie di ricette, quindi mi sono basata un po' su quelle. Questo è il ripieno, deve essere molto asciutto, quindi se vi sembra che è umido, che ha tirato fuori un po' d'acquetta, lo dovete scolare, eh. Io direi che così come l'ho fatto io va bene, perché senza togliere troppo i sapori, vedete, sotto non c'è acqua. È bello asciutto, quindi va bene. Allora, mi metto il ripieno e poi lo abbasso bene con il cucchiaio, così. Bene. Ecco qua. Allora, diciamo che il condimento già c'era, però un filino d'olio ce lo metto. Se volete potete rimettere sale, io non lo metto. Perché ci sono le olive, ecco questo non l'ho detto, io non ho trovato le olive di Gaeta dal mio fruttivendolo e ho messo le taggiasche già denocciolate, altrimenti ci andrebbero proprio le olive di Gaeta, però le dovete denocciolare. Allora, qui avete visto ho tagliato il bordo, ecco qua. Sistemo un pochetto e poi mi vado a preparare il pezzo che andrà a coprire. Bene. Lo allargo e poi vado con il mattarello, però non spingo tanto, eh. Quindi questo impasto va bene per questo contenitore che ho messo io, eh. E poi alla fine mi è avanzato praticamente il bordo e ci ho fatto una piccola. Oddio, forse l'ho fatto un po' troppo sottile. Vedete lì quel pezzo chiaro è troppo sottile, quindi cerchiamo di farlo un pochino omogeneo. Sì, mi sembra un po' troppo sottile. Vabbè, adesso lascio così perché non posso ritoglierlo. La prossima volta andrà meglio. Anche perché questo impasto mi è venuto molto morbido, quindi alla fine invece di mettere
Metterei anche 10 grammi in meno di acqua, eh. Per la pizza andrà benissimo, forse per questo impasto leggermente, diciamo, meno morbido, andava meglio. Vabbè, poi sentiamo quello che mi dicono gli amici di Gaeta. Adesso aggiusto il bordo, appiccico così per benino, lo piego. Allora, qui ci sono, sì, ho visto alcune ricette fanno questo bordo così come ho fatto io, però poi alla fine della cottura ho visto che in effetti era un po' troppo cicciotto questo bordo, quindi se ci piace più sottile sarebbe bene tagliare ancora un pochino più sotto, anche perché questo contenitore è alto, quindi ce ne andrebbe uno un pochino più basso. Quindi se non vi piace tanto il bordo, tagliamo e appiccichiamo soltanto magari con l'aiuto di una forchetta. Bene, spinello con l'olio. Comunque questi errori poi la prossima volta mi correggerò e lo farò meglio. Farò meglio questa teglia. Faccio dei buchini con la forchetta così. C'è anche chi fa il foro al centro, ho visto, però io preferisco fare così. Ok, pronto per infornare. Eccolo qua, dopo 30 minuti circa, io ho messo ventilato, regolatevi con il vostro forno, quando è bello, bello dorato, possiamo tirarlo fuori. Allora, vedete quel pezzo è il pezzo sottile, è rimasta quella macchia perché era troppo sottile. Taglio subito quello così assaggio. Andrebbe bene farla freddare e poi magari riscaldarla perché l'interno si compatta un pochino. Però qui abbiamo fame, poi si sente questo profumino, ragazzi, e non vedo l'ora di assaggiarla. Beh, io direi che è venuta bene, forse sopra doveva essere un pochino più spessa. Bella, che profumino. Bene, io per questa volta è venuta così, ma direi che è molto buona. La prossima cercherò di migliorarla e magari ve la faccio vedere poi sul canale. Vi ringrazio della visione, un saluto a tutti, vi invito come al solito a condividere il video, ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella. Ciao a tutti amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!